Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. Come possiamo migliorare la nostra intonazione? Canta, 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 cantare in libertà. Bene ragazzi, c'è già una puntata che parla dell'intonazione, di come si può migliorarla e quindi vi lascerò un link in descrizione. Ma volevo farvi notare una cosa molto importante. Per avere una buona intonazione, dobbiamo analizzare una canzone partendo dalle sillabe che formano le parole, perché ogni sillaba ha una nota, ogni sillaba è formata da una nota. Cioè, nel senso, la parola Mario, che ha due sillabe, se io la volessi cantare, la canterei su due note, Mario. Mario, ad esempio, è il mio nome. Quindi, se noi analizziamo per bene una canzone, capiamo tutte le note che formano una frase musicale. Perché solitamente si va a cantare la parte più importante, tipo che la nota più acuta magari si ritiene più importante, e si tralasciano un po' le note centrali o quelle che vengono prima. Tipo, volessimo fare vincerò, è come se non ci interessa. Vincerò è quello che ci interessa di più, ma quella nota di appoggio è importante come il resto. Questo è solo un esempio, ma analizziamo ad esempio rallentando una canzone. Come si fa per rallentare una canzone? Molto semplice, c'è un programma che si chiama Audacity. Io ho già fatto una puntata su come poter rallentare una canzone per studiarla per bene e quindi vi lascio il link in descrizione anche di quella, così vi faccio vedere. Io ho già rallentato una canzone e vi faccio sentire questo pezzettino. Bene, io ho selezionato questa parte che mi serve capire. Rubare alla libertà. Quindi la rallentiamo, andiamo ad effetti, cambia tempo. Meno 10 va benissimo. Quindi con il segno meno si rallenta. E infatti si è allargata l'immagine. Proviamo a sentire. Ok, già si capisce meglio. Proviamo a fare ancora effetti. Ripeti, cambia tempo. Quindi ancora 10 e ascoltiamo. Quindi, come vediamo, la canzone fa rubale alla libertà. E io questo l'ho segnato, vi faccio vedere. Allora, come possiamo vedere, queste sono le note, diciamo, segnate per come scendono. Rubale alla libertà. Qui ci sono due inflessioni dove le note hanno un portamento. Qua sono dritte. Rubale alla libertà. In questo modo noi abbiamo proprio l'idea di come scende la canzone e gli diamo musicalità, anziché sarebbe rubale alla libertà, rubale alla libertà. In questo modo noi siamo precisi e curiamo tutte le note. Questo è necessario farlo non perché dobbiamo necessariamente cantare uguale tutta la canzone come l'originale, questo assolutamente no, perché noi possiamo e dobbiamo anche personalizzare le canzoni, però dobbiamo sempre partire da una conoscenza di base che deve essere quella di come è stata studiata una canzone, come è stata proprio costruita una canzone. Quindi una volta conosciuta la base di una canzone, poi noi sopra possiamo fare tutte le variazioni che vogliamo e possiamo personalizzarla, ma prima dobbiamo conoscere quella che è la canzone così come è stata scritta. Bene, abbiamo analizzato un testo di Grignani, che comunque è una canzone che appartiene un po' al passato. Vediamo anche un pezzo moderno, vediamo un attimo, per capire un po' come studiarla bene. Musica e resto scomparve. Sto scherzando. No, questa è una canzone che non dobbiamo neanche analizzare, è semplicissimo, divertente, però stavo scherzando. Vediamo ad esempio la canzone delle vibrazioni, dov'è? Ho preso il testo perché non lo conosco a memoria, però c'è un passaggio che magari possiamo analizzare facendolo più lentamente, tipo
Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi, ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Poi qua, chiedimi se dove sto bene, se sono felice, chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici dov'è. Quindi questa parte, che è una progressione che va dal basso verso l'alto, è l'accordo del Fa maggiore. Chiedimi se dove sto bene, se sono felice, chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici dov'è. Quindi noi dobbiamo capire le note dove cambiano. Chiedimi se dove sto bene, se sono felice, eccetera, eccetera. Se noi rallentiamo questo pezzo, se proprio non riusciamo ad andare così velocemente a stargli dietro, rallentiamolo un po' e capiamo. Ok? Quindi questo è un po' il modo di studiare le canzoni e essere sempre intonati su ogni nota che cantiamo. Poi, una volta aver lavorato bene su tutta la parte dell'intonazione in questo modo un po' schematico, ovviamente poi preso il nostro prese tutte le note, imparate tutte le note, poi dobbiamo scioglierci e cantare una canzone in maniera disinvolta, sciolta come sappiamo fare. Però è giusto cantare tutte le note in modo preciso, perché questo è quello che poi arriva fuori al pubblico e stonare non è mai così bello, anche se si è interpretativamente corretto.